lotta e fuga per il nuovo top 3 test di Contaldo, che per la 11ª e ultima giornata del girone B campionato Under 15 Elite batte nel posticipo pomeridiano i Giardinetti per 4-1, tripletta di uno splendido Borni, gol decisivo da parte di Pingaro di testa. Vantaggio momentaneo da parte del Giardinetti, che arriva invece al minuto numero 4 con Pellegrini, Lestri in area di rigore, ribadire in rete una respinta corta. Giardinetti in vantaggio, ma il gol è in sostanza. L'effetto dura poco, con più minuto più tardi la nuova con tre testa. Trova immediatamente il pari, azione tutta quanta sulla destra per Borni, che con un tocco sotto reggente riporta subito il risultato in parità. Al 18esimo si fa vedere di nuovo il Giardinetti e con il suo folletto, ossia il numero 10 Pellegrini, calcio di punizione che mette in difficoltà il numero 1 dei padroni di casa. Tor tre teste che invece si riaffaccia al minuto numero 20, sempre della prima frazione di gioco, è felice di imbastire un'azione da gol, prova poi la conclusione il suo compagno, para da bassa da parte del portiere del Giardinetti, gol decisivo che arriva al minuto numero 22, calcio d'angolo, colpo di testa perfetto da parte di Pingaro e 2-1. Per la nuova Tor tre teste, 2-1, ed è così che si andrà anche a riposo dopo l'ultimo timido tentativo da parte del Giardinetti. Tor tre teste che chiude invece immediatamente i giochi ad inizio di ripresa, quando al quarto minuto di gioco sarà Borni a segnare la doppietta personale momentanea, è il 3-1. Tor tre teste che adesso gioca sul velluto, allora al 27esimo arriva un'altra occasione per provare il poker. Quarto gol, terzo, ossia da parte di Borni, tripletta personale che arriva al minuto numero 28, lunga discesa sulla zona sinistra del campo per il numero 9 della Tor tre teste, che poi di destro ribadisce in rete. Match che non ha più nulla da dire e dopo tre righe di recupero si dà negli spogliatori.